Eccoci qua, buon pomeriggio a tutti. Siamo in diretta, Progetto Borghi, tredicesimo appuntamento e ultimo prima del forum di ottobre. Forum che si terrà il 6-7 ottobre, totalmente digitale e con la partecipazione veramente di tantissime figure importanti nella valorizzazione e nello sviluppo dei borghi. Allora, oggi salutiamo i nostri due ospiti, Roberto e Carmen, e dopo ovviamente Buonasera. tratteremo il tema di oggi, che è ovviamente rivolto ai borghi, al futuro dei borghi. La nostra sarà una conversazione libera su alcuni temi che abbiamo selezionato. Prima di farlo, faccio una breve presentazione della piattaforma Progetto Borghi, condividendo lo schermo con voi, in modo tale da entrare nella dinamica di questo primo evento. È un evento quasi nato ovviamente dall'unione di tanti professionisti, tra cui anche Carmine e Roberto stanno contribuendo a far crescere questo movimento, se lo vogliamo chiamare, un movimento che nasce dal privato, da esperti. Principalmente legati al settore turistico. Sappiamo benissimo però che le rigenerazioni dei borghi avvengono anche in tante modalità, le abbiamo scoperte andando in giro per l'Italia durante le altre tappe e durante le tappe che faremo poi tutto l'anno 2022. Rigenerazione dei borghi può avvenire attraverso una modalità culturale, sociale, agricola. Nel nostro caso turistica, perché io copro un ruolo di destination manager per alcuni di questi borghi attraverso una rigenerazione prettamente legata alla parte turistica, alberghiera o extraalberghiera. Ricordiamo che sì, che entrambe le modalità, alberghiera e extraalberghiera, coesistono all'interno di un territorio e non sono concorrenti, ma attraggono flussi turistici differenti. Questa è la piattaforma che vedete. Quest'anno è totalmente in digitale, già stiamo lavorando per l'edizione 2022, ibrida, cosiddetta ibrida, parte la faremo in presenza e parte sarà digitale. All'interno della home ovviamente avete in alto il pulsantino per registrarvi, quindi potete registrarvi al forum il programma che è quasi quasi definitivo, mancano solo veramente le ultime battute. Abbiamo scelto ovviamente per questo nostro percorso legato al progetto Borghi, dei topic, dei temi che adesso andremo a vedere insieme. Questi topic sono quelli che ci hanno ovviamente più convinto, ma siamo anche speranzosi che in futuro ci saranno altre direzioni o altri temi da trattare. In questo caso vi spiego velocemente quali sono innovazione e rigenerazione, ovvero è stata fatta una raccolta di tutte quelle start-up, di tutti quei progetti che attualmente sono in marcia, sono in funzione in diversi territori italiani e sentiremo la testimonianza di tanti giovani che si stanno impegnando. Le start-up sono start-up trasversali che vanno dalla possibilità di offrire dei servizi alla possibilità anche di fare attività lavorativa a distanza e altre attività in generale. Poi c'è una parte dedicata alle strategie e agli strumenti, quindi accessibilità, sostenibilità e formazione, la formazione di nuove figure professionali che siano in grado di governare turisticamente le aree interne. Le chiamo aree interne perché sono quelle che soffrono un po' di più dal punto di vista turistico, stagionale e che diciamo non hanno avuto prima del Covid grandi cambiamenti. Perciò il Covid ha in qualche modo, e ne parleremo oggi con gli ospiti, aperto delle opportunità verso l'entroterra. Quando si dice governare turisticamente un territorio, intendiamo non solo quella di la gestione di un borgo intero o di un centro storico, ma anche di un'intera area che ovviamente ha bisogno di. Come hanno bisogno queste aree anche di manager, di giovani manager che arrivano e aiutino le amministrazioni, le imprese a fare un turismo differente, a rigenerare i territori in maniera più con competenze. Quindi abbiamo dedicato uno spazio alle reti territoriali, vedrete quante associazioni tra le più importanti italiane hanno aderito proprio per raccontare
la loro esperienza, un'esperienza che, di oltre 30 anni, per alcune anche di più, sulla valorizzazione dei borghi, uno spazio anche a tutte quelle amministrazioni che in maniera frammentata in giro per l'Italia si sono impegnati a valorizzare il proprio borgo, ma hanno comunque bisogno di entrare a far parte di una progettazione più ampia. Un'altra sezione fondamentale sarà quella dei fondi e della finanza. Io credo che questo sarà oltre il 50% del forum, dell'attrattività del forum, proprio dedicato ai fondi e alle finanze. Ci sono e ci saranno fondi diretti e indiretti, ne parleremo con tanti esperti, ma capiremo anche come saranno erogati questi finanziamenti. Un altro aspetto importante ovviamente è quello legato alle tante tipologie di ospitalità, come abbiamo detto in precedenza, quindi ospitalità che possono essere di tipo sociale o di tipo alberghiero, extraalberghiero e così via. Altro aspetto fondamentale è quello dei mercati, i mercati europei, extraeuropei, ma soprattutto la mappatura dei flussi che hanno ovviamente raggiunto le nostre destinazioni nella stagione 2020, nella stagione 2021 e quella del 2022. Perché? Perché sono cambiati anche i flussi, quindi è giusto poter rimappare questi flussi, chi sono i nuovi clienti, che cosa cercano e che cosa hanno chiesto soprattutto nella loro permanenza sui territori. C'è un approfondimento poi sulle aree che potrete leggere e poi c'è come si dice, un muro di interventi di professionisti da tutta Italia che coinvolge ovviamente le facoltà universitarie, che coinvolgono le imprese, che coinvolgono i professionisti. Scorro sempre in basso, mi soffermo diciamo ai partner istituzionali, quelli più importanti, ne mancano ancora due. Come vedete c'è uno spazio ancora aperto, quindi abbiamo borghi autentici Touring Club con bandiera arancioni, abbiamo i borghi più belli d'Italia, i borghi dei tesori, i borghi marinari, i borghi d'Europa e tante altre realtà importanti. Abbiamo anche diverse amministrazioni, tra cui quelle che sono state coinvolte poi nella rigenerazione, nel prototipo di piano strategico di rigenerazione extra alberghiera e destination management che io personalmente curo. Alcune delle facoltà, non sono tutte, ce ne sono alcune, l'interesse di ovviamente presentare dei percorsi formativi, ma anche la possibilità, se questo riusciremo a farlo e poi chiederemo anche ai nostri ospiti, quello di dirottare un numero, una percentuale di nuovi manager, di nuovi laureati verso l'entroterra, perché l'entroterra ha bisogno di nuove competenze, ha bisogno di nuovi manager che siano in grado di aiutare le amministrazioni che fanno veramente molta fatica e si impegnano, ma manca sempre qualcosa che le unisca poi al salto definitivo. E poi aiutare anche le imprese, perché questi nuovi manager che cercheremo in qualche modo di dirottare verso l'entroterra siano in grado di aiutare anche le imprese, perché se si tratta di governance si tratta anche di un nuovo modello di organizzazione turistica. Non possiamo più lavorare in modalità individuale, ma dobbiamo cercare di lavorare in maniera e in modalità collettiva. Questo lo possiamo fare nel momento in cui abbiamo dei manager che ci aiutano a percorrere, a fare questa evoluzione, chiamiamola così se vogliamo. Poi ci sono tantissimi altri partner e casi veramente molto interessanti, come l'Ecomuseo dei Cinque Sensi di Sciacca con la comunità di Sciacca. Abbiamo altri esempi veramente virtuosi come il Villaggio Saggio, il Tuo Museo, che passiamo anche verso la creazione di una gamification, di un percorso di giochi legati ai borghi che possono attrarre il giocatore che diventa un visitatore. Poi altre destinazioni, altri partner che si stanno aggiungendo come Artes per il turismo esperienziale, Death Motion che parla di questa nuova modalità di presentare i borghi attraverso un'animazione, e poi Girls in Italy e così via, poi tutti gli altri. Quindi potete iscrivervi, ecco, vedete qui c'è il countdown, mancano 21 giorni, potete visionare il programma. C'è anche la sezione dedicata ai webinar,
dove ovviamente ci sarà la registrazione di oggi e ci sono già le registrazioni fatte, ma ci saranno anche tanti altri speaker che parleranno e ci racconteranno le loro esperienze da tutte le parti d'Italia, proprio per cercare di creare una sorta di contenitore per raccogliere tutte le testimonianze. E vi assicuro che solo fare questo lavoro comporta veramente una spesa di energie infinita. Allora, adesso ritorno in stanza con i nostri ospiti e iniziamo questa conversazione, diciamo questo avvicinamento al panel che poi Roberto e Carmen terranno all'interno del forum. Allora, intanto risaluto i miei ospiti e diamo la precedenza a Carmen per raccontarci, Carmen, innanzitutto chi sei e soprattutto questo tema che ovviamente ci fa confrontare poi tutti i giorni su quello che sarà il futuro delle nostre aree interne. Sì, grazie innanzitutto di avermi accolto e grazie veramente tanto Giancarlo e questo nostro continuo incontro e dialogo sui borghi ha fatto anche questo è stato, diciamo, un elemento per il quale poi la scelta, insomma, del mio interesse per i borghi. Io da sempre, essendo una studiosa di geografia del turismo, ho sempre approfondito temi che riguardano la valorizzazione delle risorse a 360 gradi. E con la pandemia, l'occasione di studiare e approfondire i borghi è stata un po' naturale perché chiaramente la pandemia ha fatto emergere quelle che erano le opportunità di questi luoghi, quindi le risorse, valorizzare queste risorse che in realtà, dati alla mano, non sono stati mai valorizzati o comunque nel tempo sono stati lasciati a sé, se non qualche raro e sparuto caso, mi viene in mente appunto Bolgheri o altri borghi che avevano una valenza culturale molto importante o architettonica, vedi Civita di Bagnoregio. Ecco, allora ad alcuni era stata data un grande valore e ad altri no. Quando invece probabilmente proprio in questi più nascosti c'è moltissimo valore. Allora ecco che lo studio e l'approfondimento che è venuto un po' naturale per me che studio geografia e Roberto che studia invece il management, come appunto trovare quegli elementi che possano effettivamente dare ad ogni borgo una sua identità, tale che questa identità diventi quella risorsa fondamentale per lo studio, non solo per lo studio, ma proprio per la valorizzazione e quindi la crescita economica e quindi appunto un nuovo modello di sviluppo di tutta la destinazione. A questo ci va, diciamo, diciamo, oltre alla ricerca, chiaramente poi c'è la parte pratica, no? Come studiosa, io comunque insegno all'università, ho insegnato sia alla Sapienza, all'Università Europea, ho fatto varie ricerche anche internazionali, e proprio da questo confronto continuo con gli studenti che trovano difficoltà in qualche modo nei loro paesi, o sono maggior parte di queste sono famiglie che sono immigrate dai piccoli centri e quindi si trovano nelle grandi città. Allora, tornare nei paesi d'origine, molto spesso avere quella casa di vacanza o appunto questo patrimonio immobiliare di cui i giovani non sanno neanche che farne. È stato quindi anche questo un modo per capire meglio le dinamiche e valorizzare questi e come va appunto studiare e come valorizzare questi borghi. E proprio durante la pandemia, chiaramente, i ragazzi ancora di più hanno avuto questa richiesta, mi hanno
fatto queste richieste, perché loro dicevano: ma come, professoressa, se è tutto chiuso io me ne vado nella casa in montagna, nella casa in campagna, nella casa dei borghi, dei miei nonni. Allora, ecco, come ristrutturare, perché quelle case lì ora sono abbandonate, e quindi come valorizzare tutto questo. Quindi è proprio un insieme, è stato proprio un insieme di lavoro continuo che da anni ormai caratterizza il mio lavoro, appunto, sia come docente che come ricercatrice. Bene, Carmen, è molto interessante, hai toccato questo tasto dell'identità, quanto è importante per ognuno e soprattutto per gli studenti che si sono ritrovati in un so che molti Erasmus, per esempio, sono stati cancellati, quindi non c'è stata la possibilità di andare all'estero. Forse è l'occasione giusta per pochi di loro, magari, di fare questo cambio di rotta verso l'entroterra, verso le origini, verso proprio per portare le proprie competenze, i propri studi, perché veramente le aree interne e soprattutto le tante amministrazioni hanno bisogno di competenze e di passione. Perciò quasi brutto dirlo, ma questa situazione ha generato anche dei vantaggi o delle prospettive. Bisognerà poi capire se saranno percorribili, se saranno efficaci nel ecco perché anche noi abbiamo voluto, ecco, tutti insieme, io comunque apertamente ringrazio Carmen e Roberto perché veramente mi stanno dando una mano infinita a questo processo di sviluppo che abbiamo intrapreso. Perciò avere la possibilità di poter dirottare, che è un termine un po' anche brutto, però di poter convogliare, ecco, alcuni ragazzi verso l'entroterra, questo credo che sia una piccola rivoluzione, come se fosse un 68 dell'entroterra, no? Come dice nel video di Report, ci vuole un nuovo abitante che abbia delle competenze, che vada, ma però che resti, che in qualche modo porti valore a questa piccola rivoluzione delle aree interne. Speriamo, insomma, voi siete più vicino agli studenti, quindi queste cose le percepite di più. Soprattutto il fatto è questo, che loro portano know-how in luoghi dove effettivamente le tecnologie e tutto ciò che è diciamo altamente culturale, ma una parola forse sbagliata, però per intenderci, comunque tutto un know-how che ormai è molto lontano dal borgo, perché il borgo ormai, chi è rimasto nel borgo? Sono da un'analisi fatta e non da me, da l'ANCI, c'è stato proprio una totale migrazione dei giovani e delle giovani famiglie dai borghi. Quindi all'interno dei borghi sono rimaste tutte le persone dai 60 anni in su, e questo è l'esempio classico, insomma, di un piccolo borgo che è rimasto ormai con gli abitanti molto anziani, non ha intrapreso un nuovo processo di sviluppo, ma si è chiuso dentro se stesso. E questo è un po', io poi sono abruzzese, ho visto questo processo di involuzione, per esempio, di Castelli, che è un borgo che ha tantissime risorse, in particolare quella della ceramica, e tra il terremoto e una serie di altre purtroppo situazioni non facili, soprattutto meteorologiche per la verità, tra cui anche incendi, praticamente si è ritrovato a chiudere tutte le botteghe che erano, diciamo, l'anima di questo paese. E quindi è rimasto vuoto, in crisi economica, sociale, imprenditoriale, e ricostruire tutto questo è molto complesso, perché veramente tutto quello che ora che è stato distrutto era la costruzione di anni, secoli di storia. Allora, come ricostruire i secoli di storia che sono stati, per, appunto, con il terremoto in 5-6 anni buttati al vento?
è veramente una sfida molto complessa. Bene, Carmen, grazie. Io con Roberto parto subito con una domanda, anzi con due. La prima te la faccio subito, che è possibile disegnare un modello di sviluppo turistico dei borghi, Roberto? Allora, innanzitutto grazie, mi sentite, vero? Sì, sì, benissimo. Allora, diciamo innanzitutto grazie per l'invito e chiaramente complimenti anche per tutto il lavoro che state, diciamo, facendo con questa iniziativa, che è veramente lodevole e credo che sia, diciamo, di estrema attualità. Considerate sia le cose che chiaramente diceva Carmen, ma anche perché sostanzialmente è anche un po' il motivo per cui noi ci siamo avvicinati a questo tema. È chiaro che con la pandemia l'avvicinarsi a realtà come quello della valorizzazione dei borghi come tema, ma anche quello, diciamo, di cercare di sviluppare le aree interne, è legato chiaramente all'esigenza che questo tipo, diciamo, di turismo potesse in un certo senso rappresentare un'opportunità sia per chiaramente recuperare ciò che è stato perso durante il periodo del Covid, ma anche quello di valorizzare delle aree che sostanzialmente sono sempre state, diciamo, in un certo senso considerate marginali. Tant'è vero, appunto, diciamo che appunto oggetto di spopolamento, e quindi chiaramente l'attenzione verso queste aree che poi rappresentano in un certo senso la spina dorsale, possiamo dire, della nostra penisola, anche la spina dorsale, possiamo dire, turistica della nostra penisola, ecco, possono essere, diciamo, ulteriormente valorizzate. Mi chiedevi dei modelli di sviluppo. Io, diciamo, noi dalla questa prima parte di ricerca che abbiamo fatto con Carmen, che poi si è incentrata principalmente su interviste fatte a degli opinion leader che di persone qui, diciamo, che potessero fornire degli elementi utili in un certo senso al tema della valorizzazione dei borghi, credo che emergono, diciamo, tanti aspetti. In particolare possiamo pensare, diciamo, di raggrupparli in tre temi. Prima tu hai fatto riferimento al tema del destination management, e quindi io direi proprio destination management. L'altro tema è quello del networking. E poi, diciamo, probabilmente un altro tema importante è quello, diciamo, della community based. Destination management sostanzialmente significa cercare di avere un approccio imprenditoriale, in un certo senso, alla gestione del territorio. Il tema del destination management richiama sia il territorio, e quindi il legame che il borgo può avere con il territorio. Uno dei key informant diceva che il borgo o i borghi, ecco, in un certo senso, possono essere un nodo importante per quella che è la matrice territoriale, per cui noi abbiamo, diciamo, che il borgo tra più borghi esiste l'esperienza, c'è il viaggio. E questo, diciamo, è un tema che è molto importante, perché poi si lega al secondo punto, quello del networking. Probabilmente un unico borgo non è in grado di essere considerato a sé stante una destinazione, ma è importante pensare ad una rete di borghi, e quindi chiaramente ben vengano tutte quelle che sono le iniziative che mettono insieme questi borghi. Mi viene chiaramente da pensare a quello che è, appunto, diciamo, il progetto dei cammini, che chiaramente, diciamo, è uno di quelli che maggiormente noti sostanzialmente, ma se ne potrebbero realizzare tanti altri, sia, diciamo, a livello regionale sia a livello intraregionale. Ancora, l'altro elemento, appunto, è il community-based approach. Community-based che richiama poi quello che diceva anche Carmen, cioè l'identità. Come ci si sviluppa? Ci si sviluppa sia ovviamente con degli interventi che possiamo definire top-down, cioè quindi sostanzialmente con degli input che vengono dall'alto, ma anche con dei processi bottom-up.
proprio come quello chiaramente che stai realizzando tu, e che coinvolgono la comunità locale. La comunità locale, diciamo, diventa un elemento importante, perché sostanzialmente è quella che poi riesce, diciamo, in un certo senso a garantire quella che è la valorizzazione di ciò che effettivamente è nel territorio, la cultura del territorio, che è l'elemento poi di attrattiva principale dei borghi. Mi viene da pensare chiaramente, diciamo, a elementi culturali che sono sia materiali e immateriali. Spesso, diciamo, in gergo noi chiamiamo questa somma il genius loci, ecco, in un certo senso, cioè ciò che è contenuto sia diciamo nel patrimonio materiale, ma anche nel patrimonio immateriale di questi territori. E sono chiaramente, diciamo, tre elementi, quindi questi tre elementi che, su cui può poggiare quello che è una strategia di sviluppo, diciamo, dei borghi. È chiaro che però da un lato c'è necessità di attivare, diciamo, un'azione, ecco, di sistema. Dall'altro, ogni singolo borgo dovrebbe, diciamo, chiaramente con le proprie forze, con le amministrazioni comunali che magari spingono le amministrazioni regionali e quelle centrali, cercare di rafforzare quelli che sono poi i punti di debolezza di questi borghi, no? Sostanzialmente, diciamo, abbiamo visto che questi sono dei territori che hanno un grossissimo potere di attrattiva, però per esempio, diciamo, un elemento di grandissima, diciamo, debolezza è determinato dall'accessibilità, ok? E quando parlo di accessibilità, chiaramente mi riferisco sia ad un'accessibilità in termini di mobilità, ecco, diciamo, di raggiungibilità di questi borghi, ma anche un'accessibilità digitale. Chiaramente, perché chiaramente questo, diciamo, consentirebbe anche di favorire quello che poi, diciamo, lo sviluppo diciamo, l'interesse, ecco, verso nuove categorie di target, diciamo, di questo tipo di territori. Esatto, e praticamente la domanda che ti avrei fatto è quali sono gli elementi o le variabili, le abbiamo in qualche modo messe insieme, queste, diciamo, sono quelle più importanti. Adesso vi volevo velocemente, così anche per portarvi alcune dichiarazioni, testimonianze di alcuni sindaci del territorio in cui vivo, dove ovviamente io sto realizzando questa rigenerazione extraalberghiera con la componente di gestione, di governance, di destination management del territorio. Questo ovviamente, se noi impariamo a governare un borgo, un comune, turisticamente probabilmente riusciremo poi in futuro a governare aree più vaste, perché proprio la complessità dei territori a volte ci scoraggia, ci fa pensare che gli imprenditori non hanno voglia. Il problema è che quando metti insieme un territorio troppo vasto, finisci poi per affogare in mezzo a questa complessità, diciamo così, mi piace utilizzare questo termine. Alcuni di questi sindaci hanno espresso proprio questi 3-4 concetti, ve ne cito uno. Il primo è: questo non è un progetto politico, cioè non ha la durata di un mandato politico, ma è un progetto di comunità, cioè significa che alla base per avviare qualsiasi processo di rigenerazione, che sia turistico, culturale, artistico, agricolo, c'è alla base la comunità. Se la comunità non fa propria questa progettualità, automaticamente non può essere portata avanti dall'aspetto politico, semplicemente perché poi cambiano le amministrazioni e come al solito si ricomincia da capo perdendo quello che si è fatto in precedenza. Quindi mi è piaciuta molto questa frase, le sto raccogliendo tutte. Questa è la prima, il sindaco di Gavorrano ha detto questa, e poi ha detto anche un altro sindaco ha detto questo. Diciamo che noi in Toscana non abbiamo borghi totalmente abbandonati, però è in atto ormai da 15-20 anni un lento spopolamento e una lenta perdita dei servizi. Allora, quest'altro sindaco, io ringrazio, poi farò i nomi, dirò proprio questi concetti, ha detto: questo progetto mi piace pensarlo e posizionarlo come
un tentativo per rallentare lo spopolamento e la perdita dei servizi all'interno dei borghi, e ha fatto una metafora come fermare l'acqua con le mani. Cioè, questo mi ha colpito molto, perché effettivamente è un processo che va avanti da solo, e sentirmi dire quello che state facendo potrebbe comunque in qualche modo rallentare questo processo, anche questo è una cosa che ho tenuto, che ho conservato. E poi l'ultimo, sindaco di Scarlino, mi dice: noi abbiamo un territorio molto vasto, non riusciamo a far dialogare fra di loro le imprese, sempre ovviamente la filiera turistica. Proviamo a fare questo modello di governance all'interno del borgo, in modo tale che possiamo anche dimostrare e comunicare all'esterno del borgo, alle altre imprese, che bisogna lavorare in modalità coordinata, proprio perché c'è l'esigenza ormai di dover imparare a governare turisticamente i territori. Ed è questo, è stato un altro elemento che ho conservato. Ecco, volevo con queste tre dichiarazioni, ma ne verranno fuori altre, io piano piano le raccoglierò, perché vedere qualcosa che fai, vederlo troppo da vicino non ti dà nemmeno la percezione di quello che potrebbe non necessariamente essere un valore turistico o di rigenerazione turistica, ma anche sociale, educativo, che può portare a capire che bisogna mettersi insieme per lavorare turisticamente sui territori, che qualcosa bisogna fare per rallentare la perdita dei servizi e lo spopolamento, e che non è un progetto politico, ma è un progetto di comunità. Ecco, domande sì. Aperte. Vai, Carmen. Letto. Allora, guarda, in uno studio che hanno fatto proprio poco tempo fa, che ho riportato in maniera molto sintetica nel nostro articolo, hanno fatto Camagni, insomma, dei grandi studiosi a livello europeo, e hanno suddiviso l'Italia e l'Europa in realtà in regioni a seconda la somiglianza e la solidarietà. Allora, che vogliono dire questi due criteri e come sono collegati alle tue domande? Cioè, l'idea che prima parlavamo anche di identità territoriale, no? E sono un po' tre parole messe l'una, diciamo, vicino all'altra, che ci fanno capire la comunità. Quindi, quanto più la comunità si sente all'interno del territorio, quindi territorializzata, e quindi in cui l'amore, quelli che sono appunto l'omogeneità dei valori, delle risorse, in qualche modo, cioè ne apprendono, ne sono partecipi, e quindi qui la solidarietà, che è la partecipazione alla vita quotidiana, ecco, tutti questi valori devono far sì che se io veramente ho interesse in maniera così solidale, perché ne partecipo alla vita e alle risorse che comprendo bene e le conosco bene, non sono risorse, come diceva prima il collega, risorse materiali, ma possono essere risorse immateriali, culturali. Quindi tutto questo fa sì che ci sia un'unitarietà di intenti che poi permette uno sviluppo dei borghi. È chiaro che e quindi ecco che tu riesci anche a frenare l'acqua laddove questi tre paradigmi, questi tre dispositivi diciamo valoriali si coniugano con la realtà del territorio, e quindi è chiaro che le aree interne hanno bisogno di una visione forse un po' più ampia rispetto a quella che noi siamo abituati ad avere, cioè della parte politica, ma appunto di una parte forse anche interregionale, ecco, intraregionale e regionale, considerando dove voglio andare a finire, l'obiettivo finale di questa mia valorizzazione. Per cui è chiaro che se io adesso facciamo il caso, non è proprio così, però ecco, per esemplificare, io ho, come ho spiegato prima, le ceramiche nel mio borgo, e un altro borgo
che ne so, la costruzione delle chitarre, e un altro ancora ha invece un patrimonio storico, o anche e quindi è chiaro che tutte e tre insieme formano un sistema turistico. Non si può dire che ognuna è messa lì senza poi avere un collegamento con l'altra vicina e con l'altra ancora. Il turismo non funziona a monadi, ma funziona proprio a sistema. Ecco, mettere tutto questo a sistema significa far partecipare tutti a un obiettivo comune, d'altronde, e quindi questo dovrebbe servire poi il turismo, perché se no che senso ha che il turista viene, si prende tutto quello che si deve prendere e se ne va, e invece rimane qualcosa quando il turista spende, e quindi la sua spesa in qualche modo torna nella valorizzazione stessa dei beni che questo ha. E tra l'altro nella ricerca di cui parlavo, ad esempio, alcune regioni, faccio un caso, quello della Campania, che era l'unica molto gialla, se non mi ricordo male, era quella, aspetti che lo riguardo, sì, era proprio la Campania, che era quella proprio in cui c'è un'identità talmente forte e chiusa, in una comunità talmente forte e chiusa, che chiaramente non permette poi al turista di entrarvi, se non in maniera molto non, ma in maniera molto superficiale. Ecco. Invece l'accoglienza è proprio mettersi a disposizione del turista, senza chiaramente perdere la propria identità, questo sia ben chiaro, perché poi lì ci sono altri meccanismi, però chiaramente più si è chiusi e più la difficoltà di ragionare in maniera sistemica, soprattutto tra un comune e l'altro, tra un borgo e l'altro, è più difficile. Esatto, esatto. Roberto, tu posso... Sì, sì. Vai pure, allora, vai pure. Vabbè, innanzitutto diciamo chiaramente sono assolutamente d'accordo con l'intervento del primo sindaco, e cioè che praticamente i progetti non dovrebbero, diciamo chiaramente, avere un orizzonte temporale politico, ma dovrebbero, diciamo, essere chiaramente dei progetti che, se ovviamente sono costruiti bene e se chiaramente hanno un orizzonte temporale con degli obiettivi ben precisi, prefissati, strategie ben definite, è chiaro che sarebbe bello, diciamo, avere, ecco, diciamo, creare una continuità, anche perché molto spesso questo forse è uno dei primi elementi di chiaramente criticità, in un certo senso, però, che ahimè, purtroppo, di cui, diciamo, soffre un po' tutta la nostra penisola. Per quanto riguarda il tema sempre dello sviluppo, allora credo che forse, diciamo, l'elemento di maggiore attenzione deve essere proprio quello della comunità. Nel senso che, diciamo, da più parti è evidenziato che la comunità ha un ruolo strategico nella valorizzazione dei borghi. Solo che anche qui, vedi, diciamo, sì, è un cane che si morde la coda. Bisogna capire come, da un lato, cercare di frenare anche magari con più mani questo fiume, sostanzialmente quest'acqua, lo spopolamento, e dall'altro cercare di attrarre in un certo senso maggiori soggetti, magari che possano appunto ritornare nei territori di origine. Per fare questo, come diceva Carmen, ovviamente è indispensabile una politica globale, complessiva, che appunto trasmetta anche diciamo delle garanzie a questi soggetti, in termini di volontà, di vision, okay? Di visione di quello che si vuole fare di questi territori, e poi chiaramente partire subito con degli interventi infrastrutturali importanti, perché chiaramente
Io penso questo, poi magari dopo ne parliamo. Prima hai fatto riferimento a quelle che sono le opportunità legate ai fondi che sono stati messi a disposizione per questi borghi. Il problema è il rischio, ecco, il rischio di un'operazione del genere, come forse più volte ci siamo detti, è legato principalmente al fatto che magari in alcuni di questi borghi ci sono delle comunità molto vive, però che chiaramente mettono insieme dei progetti che ovviamente diciamo possono essere dei progetti on demand o time consuming, ecco, in certo senso, che se non accompagnati da una politica, da una strategia, da una visione un po', diciamo, complessiva, rischiano chiaramente di non avere, diciamo, di non essere più sostenibili. Non so, diciamo, se sono stato chiaro. Sì, assolutamente, Roberto, è stato chiarissimo e ho voluto condividere queste, diciamo, questi estratti che poi man mano che vado avanti incontro sono interessanti perché c'è anche una visione diversa, diciamo, dalla parte operativa. Quindi è importante anche questo aspetto qua. Invece volevo adesso chiedere a Carmen. Carmen fa parte del comitato scientifico di BTO, no? Sì. Ecco, questo ci onora molto perché BTO sappiamo benissimo che è una realtà veramente in Italia importante, che è Bike Tourism Online di Firenze, ormai giunto alla sua forse dodicesima, tredicesima edizione, se non ricordo, non lo fanno da molti anni. Carmen, tra gli argomenti che tratterete a BTO, c'è uno spaccato anche dedicato ai borghi. Sì. Sì, che tu ne sei chiaramente un panel tutto riguardo ai borghi. In particolare ci sarà poi l'assessore della Regione Campania, assessore al turismo, che ci parlerà di Lioni, un borgo che non solo ha usato le tecnologie digitali, ma e lo vedremo, quindi non vi do altre, vi lascio un po' di suspense, ma ha utilizzato anche altre tecnologie per costruire un nuovo tipo di borgo che non sia solo esclusivamente turistico, e quindi questo è molto importante, no? Perché, come dicevamo prima, non è che tutti i borghi devono essere turistici, ma sicuramente o comunque hanno una finalità o una, diciamo, delle risorse dedicate al turismo. E proprio per questo che poi si compone come un puzzle l'Italia, in cui ci sono ogni borgo che ha la sua vocazione, ha la sua identità e alcuni giustamente questa identità la esprimono nell'attrattività del turismo, ma altri come Lioni, appunto, l'attrattività la sarà stessa, sarà data proprio dalle tecnologie stesse che Lioni ha utilizzato e sta utilizzando. Poi ci sarà appunto un panel dedicato all'extraalberghiero, quindi all'interno del panel dei borghi ci sarà il tuo intervento, che è sempre molto atteso da molti, e poi parleremo appunto dei territori fragili del cratere sismico e non ultimo Borghi 4.0 Nuovi Turismi, che appunto sarà Ottavia Ricci, in cui anche qui c'è, cioè, l'idea che non è che solo deve essere il turismo, il borgo deve attrarre un solo determinato tipo di turismo, lo dicevamo anche prima, ma dipende dalle risorse e da questa identità che c'è all'interno del borgo. E quindi bisogna prima studiare il borgo, analizzarlo in tutte le sue parti, no? È inutile che si pensa che il borgo, io vado nel borgo, ecco, Civita di Bagnoregio, che tutti noi conosciamo, lo vedo, lo visito e me ne vado. Così io non lascio niente al territorio. Prendo io, turista, diciamo, una serie di interessi culturali, ma non lascio nulla al borgo. Invece, appunto, bisogna dividere e fare, quindi ogni borgo deve esprimere la propria identità con questa unicità, identità e unicità che ha, appunto,
attrae diverse tipologie di turismo, quindi dal turismo del golf al turismo sportivo, il ciclismo, e poi il turismo culturale, e poi ognuno ha il suo. Ecco, non si può fare e far rimanere il turista almeno 3-4 giorni in un'area ben definita in cui appunto va a visitare vari borghi, quindi ecco, noi dobbiamo pensare, ecco perché poi la destination management è importante, proprio perché deve raccogliere come in un paniere tutte le attrazioni e può vendere questa offerta turistica al turista, che quindi non solo avrà un'esperienza turistica eccezionale, nuova, entusiasmante, ma andrà a dare al territorio quelle risorse che servono per svilupparlo, per dare nuova linfa vitale ai stessi borghi. Non per questo qualche tempo fa avevo scritto un articolo pensando a un'intelligenza artificiale territoriale, no? Cioè un insieme di persone che in qualche modo due o tre borghi magari insieme vanno a studiare quella, appunto costruire questa rete che parte dal basso, proprio perché è sempre da lì che dobbiamo partire, quindi dalle risorse che questi hanno per far emergere quelle unicità e trasportarle in maniera anche tecnologica, ecco qui la BTO, quindi l'uso delle tecnologie per dare un'esperienza turistica eclatante, da ricordare, e così che poi avviene il passaparola. Ho capito, benissimo Carmen, sarà molto chiara, mi è piaciuto molto. Roberto, adesso andiamo verso la conclusione, ricordo a tutti che sì, questo nostro contributo è registrato e poi ovviamente si potrà rivedere all'interno del canale che abbiamo creato, che tra parentesi il canale ha raggiunto le 30.000 visualizzazioni, che non sono male. Quali sono tra le vostre ricerche, quindi che fate da anni, abbiamo parlato di identità, abbiamo parlato del ruolo dello stile di vita dei residenti per poi svilupparne un volano per attrarre i nuovi turismi o le tipologie differenti. E quali sono le vostre ricerche future? Secondo voi che cosa serve, Roberto, per migliorare, diciamo, questa analisi, questo censimento, questo verso chi vive nei borghi, per poi costruire piani strategici e strategie ad hoc? Certo, allora innanzitutto è chiaro che diciamo noi non lasceremo, diciamo così, questo tema, ma per noi appunto è stato solo diciamo primo passo, ecco, che ci ha avvicinato alla tematica della valorizzazione dei borghi. È evidente che le prossime ricerche dovranno chiaramente essere calate in un certo senso in quelle che sono, diciamo, casi specifici, perché chiaramente, diciamo, ogni borgo, ogni realtà è diversa dall'altra, e quindi chiaramente per poter in un certo senso trarre delle informazioni un po' più specifiche è evidente che ed è importante chiaramente cercare di focalizzarsi, ecco, su realtà diverse e magari, diciamo, chiaramente poi cercare di trarre, diciamo, quelli che sono, diciamo, degli obiettivi o comunque dei risultati, ecco, che possano in certo senso venire fuori dal confronto di casi diversi. È chiaro che diciamo, quindi questo sarebbe un secondo step. Un terzo step è chiaramente andare su un'analisi che non è esclusivamente poi quantitativa, ma qualitativa, ma un'analisi anche quantitativa, magari anche individuando delle realtà straniere, europee, extraeuropee, da cui poi trarre anche, diciamo, spunto o comunque degli elementi utili attraverso i quali poi è possibile, diciamo, in un certo senso caratterizzare quello che è il modello di sviluppo, ecco, dei borghi in Italia. Poi è chiaro che ci si può,
da questo diciamo, partendo, ecco, da questi punti si può spaziare veramente in tante direzioni, perché ognuno dei punti, delle parole chiave, ecco, che abbiamo richiamato in tutto, diciamo, in tutti gli interventi fatti finora, sarebbe degno di un approfondimento. Cioè, se parliamo del tema della governance, ok, è evidente, come tu sottolineavi in modo, diciamo, veemente, la complessità, ok? E questa complessità chiaramente va governata, questa complessità va prima costruita, magari, diciamo, e poi governata. Quando noi abbiamo parlato di comunità, il community based model si basa principalmente sul coinvolgimento, la partecipazione, ma le modalità di coinvolgimento e partecipazione variano da caso a caso, quindi anche lì individuare degli strumenti idonei alla realtà a cui ci si riferisce. L'altro elemento è quello di individuare le idonee strategie sia di marketing territoriale, ok, quindi quali sono gli interventi da realizzare in determinate realtà a seconda magari del ciclo di vita della destinazione, cioè della fase del ciclo di vita che vive quel borgo, e a seconda chiaramente, diciamo, di quelli che sono i punti di debolezza di quella specifica realtà territoriale, così come anche le politiche di marketing possono essere diverse da caso a caso. Mi viene da pensare all'individuazione, ecco, e allo studio dei flussi, ma anche delle caratteristiche qualitative dei nuovi target di turismo, di cui i borghi possono beneficiare. Quindi, diciamo, oltre a quelli che sono, diciamo, i target classici, tradizionali. Prima voi richiamavate gli escursionisti, ma, diciamo, in un certo senso comunque anche i soggetti che comunque sono abituati a visitare il borgo 1/3 giorni, a questi si possono, diciamo, aggiungere gli aging people, i digital nomads, il turismo delle radici, ma anche chiaramente, diciamo, giovani in un certo senso che possono essere ulteriormente poi influenzati da quello che il buzz, diciamo, il ronzio in un certo senso di quello che avviene, ecco, nei social. Sono tutti degni, se vedete, sono tutti temi degni di eventuali, diciamo, chiaramente approfondimenti. Per quanto, diciamo, riguarda me in particolare, credo pure, diciamo, Carmen, noi tendenzialmente abbiamo una visione, un approccio di territorio. Chiaramente Carmen lo fa con un approccio, diciamo, di geografia economica, che è, appunto, diciamo, la sua disciplina base. Io lo faccio, appunto, più rispetto ad un approccio al management, quindi probabilmente, diciamo, chiaramente saremo sempre molto legati a quello che è, diciamo, una visione complessiva del tema dei borghi, e quindi, diciamo, di valorizzazione dei territori in cui questi borghi poi insistono. Non so se Carmen vuole aggiungere qualcosa su questo. Volevo aggiungere solo che, appunto, nel proseguo delle ricerche avevamo pensato di approfondire il tema un po', di vedere come invece i territori europei, ed extraeuropei, stanno facendo, proprio perché anche loro, diciamo, hanno purtroppo avuto la crisi pandemica, quindi come anche loro hanno attivato delle politiche per far rinascere i loro territori interni, le loro aree interne, e chissà che magari scopriamo nuovi modelli che possono essere utili, diciamo, e praticabili anche da noi, perché poi il PNRR da tantissimi soldi ai borghi, perché lo dà sia come attrazione turistica, come mobilità, in tanti ambiti. Allora, trovare invece, quindi, nuovi modelli significa dare un'unitarietà allo sviluppo. Bene, Carmen, allora, per concludere possiamo dire che non esiste valorizzazione di un'area interna di un borgo se non c'è un'approfondita analisi
della comunità, di tutto quello che riguarda la geografia, il management, e questo diventa essenziale. Allo stesso tempo diciamo pure che un cambio di tendenza, quindi si sta andando verso l'entroterra, prima erano argomenti ovviamente che non ci toccavano, invece adesso è iniziato questo processo che durerà probabilmente anche 40-50 anni, questo non lo sapremo, intanto noi nel nostro piccolo stiamo cercando di contribuire. Sì. Quanto è importante, giusto per chiudere, quanto è importante la gestione di queste risorse che arriveranno, se è importante e come, secondo voi, ecco, per concludere, di cosa hanno bisogno i territori? Hanno bisogno di team, di persone che si dedicano al sostegno anche di queste risorse che arriveranno? Come ho detto, appunto, questa intelligenza artificiale territoriale non è altro che questo, cioè è far partecipare da un lato la comunità locale, ma la comunità locale, come abbiamo detto, manca di giovani menti, perché abbiamo detto c'è questo spopolamento, quindi da un lato c'è la sedimentazione derivata dalla cultura locale che è espressa nella sua massima parte dalla popolazione locale, quindi diciamo un confronto continuo tra l'uno e l'altro, non si può pensare di dire io arrivo, butto tutto e faccio tutto nuovo, no, bisogna l'ascolto, dall'ascolto della comunità locale, prendere poi le persone che appunto sono esperte in nuove tecnologie, il turismo laddove è possibile, insomma, e quindi costruire un team in cui ci sia l'insieme di tutto questo per arrivare a uno sviluppo, diciamo, quindi a un progetto di borgo. Ecco, un progetto di borgo che non vuol dire un progetto europeo che dura 3 anni, ma è come un po' fare un figlio. Tu metti al mondo un figlio, è un progetto di vita, e così è un borgo, cioè è un progetto che poi piano piano cresce, si migliora. Ecco, e noi dobbiamo pensare a questo, al borgo, non dobbiamo pensare a un borgo limitato ai 3 anni. E quindi ecco anche perché l'esperienza europea, come dicevo prima, può essere replicabile in Italia, una visione appunto di progetto più di lunga scadenza. Mi taccio. Benissimo. C'è l'ultima, c'è una domanda di Daniela Sestrieri che ovviamente sarà molto importante puntare sulla sensibilizzazione delle comunità locali e delle amministrazioni pubbliche, nonché di competenze professionali specifiche. Roberto, per chiudere, sì, rispondiamo a Daniela. E... Allora, assolutamente sì, nel senso che, come dicevamo anche prima, allora, l'obiettivo deve essere quello, diciamo, sostanzialmente di creare dei progetti che siano il più possibile sostenibili. Sottolineo questa parola sostenibile perché non vorrei, diciamo, che poi gli interventi vengano un po' travisati. Questo lo dico perché quando abbiamo anche parlato con persone che vivono nei borghi, a volte, diciamo, erano un po' anche reticenti quando noi parlavamo di turismo. Noi parliamo di turismo, ma parliamo anche di sviluppo sostenibile, cioè sostanzialmente quello di creare, diciamo, le condizioni affinché questo sviluppo sia duraturo nel tempo, ma nel rispetto di quelli che sono aspetti, diciamo, elementi di natura economica, sociale ed ambientale. Questo perché non vogliamo che il borgo rischi la cosiddetta disneyizzazione. Okay. Allo stesso tempo, come diciamo, diceva, cioè rallegato alla domanda, sostanzialmente è importante che questi progetti abbiano un orizzonte temporale di medio-lungo periodo e ci sia la massima condivisione tra quelle che sono le volontà, diciamo, di un governo centrale. Chiaramente in questo caso le regioni svolgono un ruolo importante in Italia, e le comunità locali e le amministrazioni pubbliche, locali. Chiaramente, ripeto, non bisogna rischiare che questi progetti, diciamo, o questi fondi vengano utilizzati per piccoli progetti che poi, diciamo, non sono accompagnati, ecco, da adeguate azioni a livello centrale, altrimenti, diciamo, restano, cioè trovano il tempo che, diciamo, trovano, diciamo, sostanzialmente in questo caso. E sicuramente anche la possibilità di diciamo, usufruire di team, di tecnici specialistici,
che possono fungere da facilitatori, ecco, in questo processo, sicuramente, diciamo, è auspicabile. Benissimo, benissimo. Molto, sono molto contento di aver chiacchierato con voi. Vi aspetto ovviamente al forum che piano piano cercheremo, insomma, di portare avanti tutti insieme. Allora, io vi ringrazio, saluto Grazie a te. tutti, saluto anche Daniela. Daniela poi è una corsista di un master legato allo sviluppo turistico territoriale, una persona che si sta dando molto da fare e ha fatto una domanda veramente molto, molto importante. Quindi ci vediamo il 6 e 7 ottobre. Antonella, salutiamo Antonella. Antonella Guerra, ciao Antonella. Ciao, ciao, sorella. È una mia studentessa, quindi non posso che non salutarla. Appunto, appunto. Grazie. Sì. Dobbiamo cercare di portare anche loro allo sviluppo locale, che serve veramente un piccolo esercito, anzi un grande esercito, perché i territori veramente ne hanno bisogno, proprio. C'è proprio veramente bisogno. Quindi io vi ringrazio. La registrazione resta ovviamente nella piattaforma, quindi chi vorrà ascoltare, qualche studente, magari vuole approfondire qualche ricerca o qualche tema, noi siamo sempre a disposizione. Ci vediamo, con Carmen, ci vediamo, e con Roberto al forum, poi ci vedremo a BTO, poi ci vedremo, insomma, in giro per l'Italia, ecco. Vi ringrazio tanto di cuore, vi saluto, vi Grazie a te, auguro una buona Giancarlo. serata. Ciao, Grazie a grazie, te, ciao. Giancarlo, Buonasera a per il coinvolto tutti. e di aver partecipato a tutto questo, insomma. Veramente speriamo che ad maiora sempre, ecco. Contento, sì. Probabilmente ci siamo anche trovati, perché a volte è difficile anche trovarsi, anche con le persone giuste, nel momento giusto. Va bene, vi abbraccio allora, a presto, a presto. Grazie.